Sindaco, tante opportunità per Matera, ma anche per il Sud. Un obiettivo, il 2019, cosa sarà questo traguardo? Beh, innanzitutto il 2019 è un'opportunità più che un traguardo, cioè una condizione di operare per costruire un modello. E noi pensiamo che noi dobbiamo costruire un modello che serve all'intero Mezzogiorno. Per fare questo occorre, e sono qui a Soveria Mannelli, proprio per coltivare alleanze. Noi non possiamo vivere di cortili e di recinti. Il Mezzogiorno deve cominciare a respirare in un rapporto organico e interattivo. E quindi Matera diventa non capofila, ma diventa la scintilla per una riscossa meridionale sulla cultura. Una cultura che non può essere decalcomania o ricalco mimetico di altre culture, ma deve essere l'espressione di quello straordinario vitalismo storico che segna la vita e la storia del Mezzogiorno d'Italia. Cosa possono fare i comuni, le regioni del Mezzogiorno per stare insieme e sviluppare nuove opportunità? I comuni possono fare una grande operazione di educazione civica, cioè senza la partecipazione attiva della popolazione molti traguardi non si possono raggiungere. Occorre cioè dare alla comunità un senso di missione. Questa è la testimonianza e l'esperienza materana, perché se c'è un convincimento responsabile della popolazione, questa popolazione riconosce il valore identitario della propria terra e una volta che si impossessa di questa responsabilità civica esprime autostima, e l'autostima è la carta vincente per non essere sudditi ma essere protagonisti di progresso e di sviluppo. Sindaco, quali sono le responsabilità che porta nel suo operato anche come amministratore e come capo e cittadino, primo cittadino della sua città? Le responsabilità di un sindaco oggi sono infinite. Il sindaco deve vivere in una ragnatela di norme e in un groviglio di norme che rendono asfittico il suo cammino. Però noi abbiamo una stella polare, che è quella di costruire un modello per il Mezzogiorno. E quindi le difficoltà, le ansie, le angosce, le trepidazioni vengono cancellate da questa responsabilità, che non sono solo per il Mezzogiorno ma sono anche per la nazione, perché noi nel 2019 dobbiamo rappresentare l'Italia. E qualcuno ha detto: se ce l'ha fatta Matera, ce la può fare l'Italia. Voi pensate che responsabilità ha un sindaco di una piccola città del Mezzogiorno?